Perfetto, Napoli ieri lo abbiamo visto in allenamento, non completamente snaturato, ma un Napoli diverso messo in campo? Il Napoli sta cambiando lentamente, ma con tutta la sapienza e la creatività di Ancelotti. Qual è il momento che sta vivendo il Napoli e che possono vivere i tifosi? È quello di osservare con la massima attenzione, la massima curiosità, tutto quello che cambia lentamente, perché è all'opera un grande maestro. Se n'è andato Sarri, bravissimo, creativo, ha imposto il gioco che lui aveva in mente ed è riuscito perché ha avuto la disponibilità dei giocatori. Oggi ci sono dei ritocchi a questo gioco e chi si intende di calcio, chi ama il calcio, può godere guardando, osservando tutte le novità che presentano questi allenamenti. Maestro, io continuo a chiamarti così perché la stima è profondissima e la tua esperienza ti anticipa ovunque tu arrivi. Volevo dire, inevitabile la domanda sul mercato. E a tuo avviso questo Napoli, un Napoli completo, come dice Ancelotti, ha dichiarato che lui vuole lavorare su questo gruppo, ma dal tuo punto di vista manca ancora qualcosa? Manca innanzitutto un grande laterale destro che stanno aspettando, che sappia giocare anche a sinistra, in modo che il Napoli si possa cautelare sul futuro di Ghoulam, che se torna Ghoulam, il Ghoulam che abbiamo conosciuto, il Napoli sta a posto. Però è sempre avere una pedina in più, però di qualità. Poi per quanto riguarda l'attacco, io ho capito che lui vuol giocare, Ancelotti, con una punta fissa avanti che faccia da punto di riferimento con una giostra di fantasisti intorno. Mi sembra molto interessante. Se il Napoli ha bisogno di un attaccante, credo che anche per accontentare il pubblico, De Laurentiis stia tentando di convincere Cavani ad un contratto un poco più mite. Però la verità del calcio sta da un'altra parte. La Francia ci ha insegnato che questi giocatori di colore che arrivano dall'Africa, sono di prima generazione, che vengono dal sacrificio, ma sono dei talentuosi, dei giocatori talentuosi, possono creare la grande novità. Se io dovessi augurare al Napoli un grande colpo, direi un altro giocatore come quelli che abbiamo visto di colore della Francia, perché i giovani della nuova frontiera della Francia hanno creato le premesse per il titolo mondiale, messi insieme da un allenatore che gioca all'italiana. Grazie. Abbiamo sentito dalla voce di Antonio Corbo, maestro di calcio, maestro di giornalismo, una battuta anche su Cavani, quindi come avete potuto sentire e notare è ancora un discorso non del tutto chiuso. Ci sono dei margini attendibili di speranza nonostante il PSG proprio ieri ha rilanciato su Cavani. Continuate a seguire il servizio, noi adesso andremo in tribuna stampa dove non è consentito girare e filmare assolutamente nulla, quindi andremo ad assistere agli allenamenti. Dopo avremo ai nostri microfoni Paolo Del Genio. Paolo Del Genio, una delle massime espressioni del giornalismo calcistico napoletano. Paolo, un Napoli non stravolto, un Napoli che mantiene la sua ossatura ma con delle variabili importanti. Ieri nella partitella di allenamento abbiamo visto dei lanci nuovi che prima non si vedevano, o sbaglio? No, non sbagli, ma ci sono tante cose diverse. Il palleggio è sempre ricercato, il comando del gioco è sempre ricercato, ma attraverso degli sviluppi diversi. In campo i giocatori si stringono molto, i due esterni si stringono, le due mezze ali accompagnano molto l'azione, i due esterni bassi sono altissimi di partenza. È un calcio molto offensivo, di controllo, di comando della partita attraverso dinamiche diverse. Si va prima in verticale, si va prima centralmente, poi si cerca lo sbocco sugli esterni. Tutte cose che vedremo meglio e che il Napoli farà meglio quando ci sarà
saranno poi tutti gli interpreti migliori, no? Perché mancano dei giocatori che secondo me sono giocatori chiave come Ghoulam e Mario Rui a sinistra, Zielinski a centrocampo e anche Mertens e Milik, che secondo me sono molto utili per far sì che Insigne trovi delle soluzioni tecniche negli ultimi 30 metri. Paolo, praticamente è un altro Napoli, ma dal tuo punto di vista è completo, manca ancora qualcosa? Ma con l'esterno destro che arriverà per essere l'alternativo o per contendersi il ruolo da titolare con Usai, dal punto di vista delle coppie in ogni ruolo è completissimo, non è completo. Poi si può migliorare, se la domanda è se si può migliorare, la risposta è sì, è chiaro che si può migliorare, ma non tanto con il grande nome che ogni tanto, anzi che molto spesso infiamma la passione popolare, ma secondo me con calciatori ancora più funzionali di quelli che abbiamo all'idea di calcio di Ancelotti, perché in qualche caso c'è qualche calciatore che potrebbe avere qualche difficoltà a dare il meglio di se stesso per caratteristiche in questo tipo di calcio, per esempio Cagliecon, per esempio Usai in certe partite potrebbe servire un giocatore più tecnico sulla fascia destra, quindi il Napoli deve secondo me individuare dei giocatori con le caratteristiche giuste per esaltare il calcio che vuole fare Carlo Ancelotti.